Le immagini sono potenti, arrivano anche a definire cose che non possiamo definire con le parole e accolgono e raccolgono cose difficili di tante persone. Noi parliamo anche per chi non ha voce, per chi non ha parole e quindi questa grande responsabilità dell'illustrare, comunque di dare agli altri le nostre immagini, raccoglie attraverso l'empatia anche tante altre persone. Per me non esiste il lavoro isolato dell'artista, dell'illustratore. Siamo comunque collegati alle persone e allo sguardo degli altri. Senza lo sguardo degli altri non esistiamo. E quindi ecco, questa è una cosa molto importante nel mio lavoro. Io sono anche arte terapeuta e credo nel potere delle immagini anche per veicolare temi profondi, molto complessi. Quando illustriamo testi di altri, crediamo di aver letto e capito quei testi. In realtà le nostre immagini creano altri ponti di comunicazione, ci fanno capire che c'era anche un'ulteriore lettura di quel testo che non abbiamo capito, in modo chiaro, no? E ci fa capire l'immagine questo. E oltre a questo riconoscimento che mi è stato fatto del mio lavoro, del premio Andersen, è una grandissima responsabilità. Perché ci sono tante persone che lavorano bene nel nostro settore, molto brave, e essere visti, essere scelti, essere nominati è una grandissima responsabilità. Il nostro è un lavoro molto profondo e molto lieve insieme.